Parola chiave alto, con un blitz i parlamentari a 5 Stelle occupano simbolicamente gli scranni alti, le ultime tre file alla Camera e al Senato, non al centro, a sinistra o a destra, ma in alto come i Montagnard, i seguaci di Robespierre all'Assemblea francese dopo la rivoluzione del 1789. No, vada a parlare con le persone. Dico. Poco prima fuori dal palazzo i deputati a 5 Stelle avevano girato le spalle alla moderna Bastiglia, al Parlamento e fraternizzato con i manifestanti. Perché? Sono i 20 punti dell'agenda Grillo. Perché gli esodati stanno anche nel movimento. Reddito di cittadinanza e legge anticorruzione. Non ci interessa cosa fanno gli altri, noi abbiamo un appuntamento con gli italiani e dobbiamo rispettarlo. Esulta Grillo sul web, Movimento 5 Stelle in Parlamento, la storia con la S maiuscola a inizio. È un piacere e poi niente accordi con Bersani o Berlusconi, non hanno capito cosa è successo, lo dice all'ARD, alla TV tedesca. Noi entriamo in Parlamento. Wir ziehen als Opposition ins Parlament. I candidati a 5 Stelle alla presidenza di Senato e Camera confermano la linea. Andiamo avanti sulla nostra strada perché questo abbiamo detto ai nostri elettori, l'abbiamo detto pubblicamente ieri anche in diretta, streaming. Oggi l'indipendenza e la libertà, la condivisione e la solidarietà sono le parole del futuro e tutti insieme cambieremo il paese, ma tutti insieme, non 163 parlamentari. Durante le votazioni, dall'alto dell'emiciclo a Montecitorio e a Palazzo Madama, i 5 Stelle osservano gli altri parlamentari, inviano tweet, impazza sul web la foto simbolo del giorno, l'apriscatola a 5 Stelle, per un Parlamento scatoletta di tonno da aprire per renderlo trasparente. Il senso di questa giornata lo dà il deputato Simone Valente in un post su Facebook. L'operazione Fiato sul Collo è già iniziata, da qui controlliamo tutto.